Buonasera, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. È sempre più incerto il futuro delle autostrade abruzzesi. Strada dei Parchi rinuncia alla concessione delle A24 e A25 e chiede un indennizzo di 2,4 miliardi di euro. E ora si attende da Roma la risposta del governo, mentre restano irrisolte tutte quelle questioni, a partire dal PEF, il piano economico finanziario, la messa in sicurezza delle infrastrutture e il maxi rincaro dei pedaggi. Strada dei Parchi lascia le autostrade e chiede quasi 2 miliardi e mezzo di euro. La società del gruppo Toto, che gestisce le A24 e A25, tramite una lettera sabato ha chiesto al concedente la rescissione anticipata del contratto, che sarebbe scaduto nel 2030. Quando terminerà la procedura burocratica, le autostrade dovrebbero essere nazionalizzate e tornare in mano ad ANAS. Il congelamento del rincaro dei pedaggi fino al 2023 avrebbe dovuto consentire maggiore spazio alle trattative, ma il concessionario ha deciso di alzare il tiro e mettere alle strette il governo, anticipando la rinuncia e chiedendo 2 miliardi e 400 milioni. Sullo sfondo la mancata approvazione del piano economico finanziario, atteso da quasi 10 anni. L'ultima bozza di PEF, la 18ª, era stata redatta dal commissario nominato dal Consiglio di Stato, prevedeva maxi rincari del 16% l'anno ed è stata bocciata dal CIPES 2 settimane fa. Ritardi che hanno posticipato la messa in sicurezza delle autostrade, antisismica in primis, ma anche riguardo l'attraversamento della fauna selvatica, mentre sono in corso inchieste da parte di 4 procure sul degrado dei viadotti e la loro mancata manutenzione. Il problema è che l'equilibrio economico-finanziario della concessione è oramai compromesso. Con il blocco dei pedaggi, l'esplosione dei costi di manutenzione e gli oneri Covid non rimborsati, la società De Toto ha maturato un credito nei confronti del Ministero delle Infrastrutture che ha già superato i 300 milioni di euro e si stima arrivi a fine anno a 430 milioni. Al contempo, secondo la Corte dei Conti, Strada dei Parchi è in debito con ANAS per quasi 75 milioni di euro. I gruppi parlamentari spingono affinché il Premier Draghi e il Ministro Giovannini intervengano rapidamente. I sindaci dei comuni attraversati dalle A24 e A25 nel frattempo sono intenzionati a proseguire la loro battaglia contro i rincari. Venerdì si riuniranno nuovamente a Carsoli e chiedono un incontro immediato a Roma. L'incertezza sul futuro delle autostrade non mette in allarme solo gli utenti, ma anche i circa 1.700 dipendenti del gruppo Toto. Nelle scorse settimane la Toto Costruzioni aveva già annunciato il licenziamento di 110 lavoratori impegnati nel cantiere di Valle del Salto. Transizione ecologica e sfida all'ultimo miglio. Con questi obiettivi si è rinnovato l'accordo tra Sangritana e Valtertosto. Ce ne parla Stefano Recanati. Rinnovato questa mattina l'accordo quadro tra la Valtertosto e la Sangritana, un contratto per abbattere l'ultimo miglio, difficoltà che l'azienda con sede a Chietiscalo ha riscontrato negli ultimi tempi nel trasportare le oltre 800 tonnellate di acciaio che arrivano da Trieste. L'intesa dunque con Sangritana prevede il trasporto su ferro dallo scalo di Pescara all'interno dell'azienda. In questo modo si va ad abbattere notevolmente anche l'impatto ambientale. In passato c'era qualche difficoltà dell'ultimo miglio, quello che da Pescara a Porta Nuova arrivava fino a questa stazione. C'è da dire che questa stazione, questo hub di arrivo, è stato da noi salvaguardato nel tempo perché abbiamo, come dire, tentato di scongiurare la chiusura da parte di RFI di Chietiscalo, perché altre ragioni portavano all'utilizzo della parte intermodale che abbiamo su Manoppello. È un'area sicuramente di grande valore, contiamo e siamo convinti che il trasporto, per quello che è in sagoma, è pesante, la strada è migliore, il treno. A livello nazionale l'Italia ha preso l'impegno con l'Europa di portare il trasporto merci su ferro entro il 2030 al 30%, partendo dall'attuale 11%, investimenti questi che serviranno anche al potenziamento dei collegamenti con le aree portuali. Nel porto l'Abruzzo sta facendo degli investimenti importanti sul porto di Vasto e sul porto di Ortona. Noi abbiamo fatto la nostra proposta per fare eleggere anche Fossa Cesia a una funzione di retroporto per i due porti, perché entrambi hanno dei problemi di logistica. Noi con i nostri treni, con la nostra capacità di trasportare merci, dovremmo dare una mano a entrambi i porti per diventare utili a tutto il mondo produttivo abruzzese. Dalla notte scorsa è ripreso lo sciopero di molte marinerie italiane, proprio quella di Pescara, per
protestare contro il caro gasolio. Dopo numerosi incontri, ricordiamo quello che si era tenuto 2 settimane fa all'Aurum di Pescara, è stata presa la decisione di non andare in mare. Da mesi le marinerie protestano per il consistente aumento del gasolio che sta portando sul lastrico gli armatori, che oramai non riescono più a coprire neanche le spese. Del problema erano stati investiti anche i parlamentari abruzzesi e la regione Abruzzo. Nei giorni scorsi anche alcune associazioni di categoria, fra cui la Confcommercio di Pescara, per bocca del presidente Riccardo Padovano, avevano lanciato l'allarme sul rischio concreto di non vedere più il pesce locale sulle tavole delle attività, dei ristoranti e delle famiglie abruzzesi. Voltiamo pagina. In occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, il Teatro Circus di Pescara ha ospitato una grande manifestazione con gli studenti delle scuole pescaresi a cura del premio Borsellino. Paolo Renzetti. Anche a Pescara si è celebrata oggi la giornata della legalità in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Oggi al Teatro Circus di Pescara è stata organizzata dal Consiglio Nazionale del Premio Borsellino una kermesse con i ragazzi delle scuole, a cui hanno preso parte le massime autorità civili e magistrati, fra questi Roberto Sparagna, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. È una data importante, oggi è 30 anni dalla strage di Capaci, siamo qua per ricordare Falcone, Morvillo, i ragazzi della scorta e il nostro impegno continua e l'insegnamento di Falcone cammina sulle nostre gambe. C'è molto da fare, ma siamo determinati e fiduciosi. La formazione è molto importante, il futuro della società sono i nostri giovani, i nostri ragazzi, e quindi anche per questo siamo qui. A mio parere l'indifferenza è un qualcosa che rischia di essere devastante, e bisogna formare coscienze critiche, che sappiano discernere tra cosa è bene e cosa è male e indicare dei valori che ci rendano, come dire, consociati, ecco, ci rendano pronti a difendere i nostri valori fondanti. L'insegnamento di Giovanni Falcone resta più che mai attuale, ha dichiarato Pier Giorgio Morosini, sostituto procuratore della Corte di Cassazione. Ci sono tanti significati che ritornano anche nell'opera di magistrati come Falcone. L'impegno ovviamente sul versante del contrasto alla criminalità organizzata, i metodi nuovi di lavoro, le grandi intuizioni, ma anche la capacità di rivestire il ruolo di magistrato con certe caratteristiche di cui c'è un grande bisogno oggi, quindi la serietà, la capacità di immaginare anche il futuro e soprattutto l'impegno a lavorare anche insieme agli altri. Non dimentichiamoci che il primo maxi processo a Cosa Nostra è il frutto del lavoro di un pool, del cosiddetto pool, cioè di un lavoro di equipe. E lavoro di equipe significa mettere insieme sensibilità, voglia di confrontarsi da parte di professionisti che si impegnano da diverse postazioni. All'evento ha preso parte anche il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo, Roberta Davolio. Educare alla legalità significa fare in modo che le giovani generazioni, le nuove generazioni possano essere in grado nel loro percorso di crescita e poi quando diventeranno adulti di poter cambiare veramente, ciascuno nel proprio spazio di responsabilità, la vita del nostro paese. Anche a Teramo centinaia di studenti si sono ritrovati questa mattina in Piazza Martiri per commemorare le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Presenti le istituzioni locali, alcuni testimoni che ogni giorno sono attualmente sotto scorta per questioni appunto legate alla mafia, tra cui il Don Patriciello, il sacerdote napoletano anticamorra, che ha chiesto perdono ai giovani per non aver impedito 30 anni fa quelle uccisioni. Scopriamo di più nel servizio di Tania Bonici Castelli. Questa mattina a Teramo, le scuole di Teramo ricordano le stragi di Capaci e di Via D'Amelio.
Teramo oggi è il luogo della memoria. La mafia uccide, ma il silenzio pure. Teramo non resta in silenzio, anzi urla contro gli omicidi di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, ma anche di tanti magistrati, agenti, sacerdoti e giornalisti messi a tacere dal piombo della mafia. In Piazza Martiri, istituzioni locali e studenti si sono stretti in un abbraccio di dolore e di ribellione. Stamattina sono proprio gli studenti e le studentesse della città di Teramo ad essere il valore aggiunto, i protagonisti di questa mattinata che stiamo affrontando nella memoria di donne e uomini che non si sono tirati indietro, che non hanno avuto timore di proseguire per la strada della legalità e della giustizia nonostante vivessero nella minaccia violenta della mafia degli anni 90. Don Patrizio Patriciello, sacerdote napoletano anticamorra, che opera e lotta sotto scorta nella sua parrocchia di Caivano, la più grande piazza di spaccio d'Europa, si è rivolto agli studenti teramani chiedendo loro perdono per quelle stragi mafiose che lo Stato non ha saputo evitare. Sono passati 30 anni, noi siamo ancora qua, abbiamo sentimenti contrastanti perché da un lato ci sta il dolore, la sofferenza, lo sconcerto, dall'altro lato siamo contenti che è una memoria viva, soprattutto con i giovani, con gli studenti. Però le parole di Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani nasce, cresce e muore, purtroppo noi ci crediamo, abbiamo speranza che sia così, però questo giorno ancora non è venuto e bisogna combattere. La partecipazione dei giovani teramani alla giornata antimafia è stata calorosa, simbolo della protesta, uno slogan per tutti. Io sento, io vedo, io parlo. Io sento cosa? La vita. Io vedo cosa? La guerra. Io parlo. Le idee di Falcone. Il centrosinistra chiede alla regione il potenziamento della UOC di chirurgia generale e a indirizzo senologico dell'ospedale Bernabeo di Ortona. È stata anche presentata una risoluzione, vediamo. Potenziare l'unità operativa complessa di chirurgia generale a indirizzo senologico dell'ospedale Bernabeo di Ortona con nuove assunzioni e nuove tecnologie. Questa è la richiesta alla regione dei consiglieri regionali di centrosinistra che hanno presentato anche questa mattina a tal proposito una risoluzione urgente all'assessorato alla sanità. Vogliamo un impegno della giunta regionale per fare in modo che si accorcino i tempi su tante promesse che sono state fatte e non sono state mantenute. Cominciare dal chirurgo plastico, arrivato nel 2018, andato via nel 2021, lo avevamo previsto in una specifica interpellanza di marzo che sarebbe andato via, effettivamente è andato via. Adesso c'è una convenzione che va in scadenza però il 31 di maggio con l'azienda ospedaliera universitaria di Siena. Un bravo chirurgo plastico per le operazioni complesse che invece dovrebbe rimanere per cercare di formare anche tanti altri. E poi la strumentazione, avevamo 3 ecografi ad Ortona, ne abbiamo uno datato, vecchiotto, donato da un'associazione del 2013 e questo costringe naturalmente i medici a fare soltanto quelle ecografie preoperatorie, cioè quelle che sono veramente prioritarie, ma manca il personale. Abbiamo 6 anestesisti e ne dovrebbero essere 13, il che significa diminuire il numero delle sedute operatorie, ma anche diminuire la curva di apprendimento di queste metodologie anestesiologiche che sarebbero molto interessanti e molto importanti per tantissime donne del nostro Abruzzo. Manca una caposala, manca il personale amministrativo. La medicina integrata dalla capacità, diciamo, da quella motoria all'agopuntura, alle sedute nutrizionistiche, sono sospese da marzo, speriamo che ce la fanno per giugno a ripartire, insomma tantissime situazioni che meritano una grande attenzione, ma soprattutto una volta per tutte l'impegno da parte della giunta regionale. A partire da oggi il taser, la pistola ad impulsi elettrici, è utilizzato anche a Chieti, Avezzano, Castel di Sangro, Montesilvano e Giulianova. È la finalizzazione di una lunga fase iniziata nel 2014, quando il Parlamento ha dato il via libera per la prima volta all'introduzione dell'arma nella dotazione effettiva delle forze dell'ordine e proseguita a partire dal 2018 con un'attenta e articolata sperimentazione, ha commentato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni. A partire dal 30 maggio l'arma sarà in dotazione anche agli operatori delle volanti del commissariato di Lanciano.
E dopo 7 mesi di lavori, l'amministrazione comunale di Chieti ha riconsegnato alla cittadinanza un'area della villa comunale, il polmone verde della città. Oggi riconsegnate alla comunità di Chieti un spazio importante della villa comunale. Quali sono stati i lavori che avete effettuato qui? Sì, oggi riconsegniamo un importante spazio verde dove noi vogliamo renderlo fruibile, accessibile soprattutto per le famiglie e per i bambini. Un intervento che è suddiviso su 3 opere, la riqualificazione dell'ex casinetto del custode, lo spazio verde adiacente al casinetto e la riqualificazione del ponticello su via Costanzi. Questo è uno dei 3 interventi che quest'anno faremo all'interno della villa comunale. Subito dopo l'approvazione del bilancio del piano triennale delle opere pubbliche partiremo con un altro intervento che grazie alla mia collega assessore Zappalorto stiamo portando avanti per una riqualificazione del verde all'interno della villa comunale stessa. Oltre questo intervento poi si partirà finalmente con la riqualificazione del campetto alla villa. Ci siamo sempre detti dal primo giorno del nostro insediamento che avremmo voluto restituire la città tutti gli spazi verdi, soprattutto oggi che siamo ormai, speriamo, in una fase di uscita da questa pandemia che ci ha tenuti reclusi, ci ha tenuti distanti, quindi vivere il verde, vivere all'aperto per noi era l'obiettivo fondamentale, restituire alla città ogni giorno porzioni di spazi verdi è l'obiettivo per renderla sempre più green, come si suole dire oggi, ed è l'obiettivo e vedremo nei prossimi giorni, in questi giorni bellissimi di primavera verso l'estate, vivere questi spazi soprattutto dei più piccoli che meritano oggi di respirare aria buona in luoghi bellissimi. All'interno di quest'area abbiamo anche realizzato un'installazione, questo si chiama Pecore ed è rappresenta un gregge che rappresenta un pochino la cultura della nostra terra, la cultura delle nostre tradizioni, e dove vengono rappresentate 12 pecore che guardano tutte quante e si dirigono verso la stessa direzione, però ce ne sta una che invece è attenta al mondo circostante e quindi guarda l'osservatore che passa sul viale e probabilmente rappresenta diciamo, l'elemento del gregge che può dare una svolta a quelle che siano, diciamo, il modo normale di condurre la nostra esistenza. E ora lo sport, in primo piano il ciclismo, successo per Giulio Ciccone nella 15ª tappa del Giro d'Italia da Rivarolo Canavese a Cogne. L'atleta abruzzese della Trek Segafredo si riscatta ad una settimana di distanza dalla domenica opaca sul Blockhouse. Jacopo Forcella. Dalla domenica più triste, quella del Blockhouse che lo aveva respinto, proprio lì sulle strade di casa, a quella più bella, almeno stando alle sue parole. In una settimana Giulio Ciccone si riprende non il Giro d'Italia per intero, ma un pezzettino, sì. Perché chi ne aveva decretato troppo presto il declino? Sulla salita che porta a Cogne dopo la tappa iniziata da Rivarolo Canavese ha dovuto in parte ricredersi. L'abruzzese della Trek Segafredo vince la frazione numero 15 del Giro d'Italia e lo fa sul terreno più congeniale, staccando quelli che aveva portato via quando mancavano ancora tanti chilometri al traguardo e lasciandoli sul posto tutti, fino a Iuccarti, l'ultimo ad arrendersi prima della passerella di Giulio al momento di tagliare il traguardo. Via gli occhiali, come sul Mortirolo 2019 quando aveva indosso la maglia azzurra di miglior scalatore, ora lontana a 51 punti e sulle spalle di Bowman della Jumbo Visma. Ma non è importante adesso, così come non lo sono gli oltre 15 minuti che lo separano dalla maglia rosa che rimane sulle spalle di Richard Carapaz prima dell'ultima e decisiva settimana. Era fondamentale dare un segnale forte e Ciccone lo ha dato, respingendo critiche a volte ingenerose e definendo il successo di ieri il più bello della sua vita ciclistica. Non era scontato e non è stato semplice riprendersi dopo la botta presa in Abruzzo, ci ha messo un po' di tempo e qualche giorno nel quale ha studiato il momento per ricominciare ad essere quel corridore a cui l'Italia delle due ruote ha tanto bisogno di affidarsi. Il gruppo ha contenuto e lasciato fare anche per risparmiare energie che da domani in avanti saranno fondamentali fino alla cronometro finale di Verona. I primi 5 sono distanziati da 61 secondi, Hindley a 7 rintocchi di orologio più del campione olimpico Carapaz, poi Almeida,
che ha la crono come arma finale. Landa è uno straordinario. Domenico Pozzovivo. Martedì, Mortirolo e Valico di Santa Cristina nella Salò Aprica. Quel Mortirolo che Giulio conosce bene e sul quale proverà di nuovo a battere i pugni sul tavolo. L'abbraccio con il compagno di squadra, amico e corregionale Dario Cataldo è l'immagine più bella del pomeriggio valdostano. Da domani si riparte con un ciccone in più a tenere alto il tricolore italiano nella corsa di 3 settimane più dura che c'è. Il calcio e la Vastese, l'unica abruzzese di Serie D a centrare il traguardo playoff. Le aragonesi vincono a Nereto per 2-1 e mercoledì giocheranno la semifinale contro il Trastevere. Ania Cantagalli. La Vastese batte il Nereto 2-1 e conquista la semifinale playoff che giocherà mercoledì in casa del Trastevere. Biancorossi che al comunale erano padroni del proprio destino e che trovano nel feeling sul campo tra Stivaletta ed Alessandro nel tridente le armi migliori. Il Nereto invece da tempo retrocesso prova a chiudere in maniera dignitosa la stagione. Sarà un primo tempo per 40 minuti biancorosso con la squadra di D'Addario che mette subito le cose in chiaro al decimo quando da una bella azione di Stivaletta sulla sinistra il suo tiro cross viene raccolto e depositato in rete da parte di Alessandro. 4 minuti dopo matura il raddoppio. Dagli sviluppi di un angolo Ceccacci salta con i tempi giusti, beffando la difesa di casa e portando i suoi sul 2-0. La Vastese tiene redini di gioco ed occasioni. Al 16esimo da una punizione di Altobelli, Allegra di testa non trova di poco lo specchio della porta. Stivaletta prova poi a mettersi in proprio. Lo fa al 21esimo con un tiro dalla distanza che De Luca manda in angolo. Si ripete al 31esimo quando spara centralmente addosso all'estremo di casa che si salva in qualche modo. Alla prima vera incursione offensiva però il Nereto affonda. Al 41esimo Antonelli scende bene sulla corsia sinistra e mette in mezzo un pallone che Pedalino in estirada mette oltre la linea di porta. Gara dunque riaperta poco prima di tornare negli spogliatoi. Del Grosso vara un Nereto più offensivo ad inizio ripresa con gli ingressi di Cipriani, Montano e Maione. L'atteggiamento dei padroni di casa cambia e si alza il livello dell'ostilità con la Vastese che non ha la stessa facilità di presentarsi dalle parti di De Luca come nel primo tempo. Al 16esimo è ancora Stivaletta però a cercare la rete facendo tutto bene nei movimenti tranne il tiro lontano dallo specchio di porta. Ancora Stivaletta qualche minuto dopo nella sfida personale all'estremo di casa si inserisce bene in area ma trova la parata bassa di De Luca che si ripete qualche istante più tardi in quello che sembra un comodo appoggio in rete di testa da parte del numero 10 biancorosso. Stivaletta prende la mira, va invece forse troppo sul sicuro e sul primo palo De Luca disinnesca in qualche modo il pericolo. Al 26esimo è clamorosa la chance che ha di testa Allegra da punizione di Altobelli. Il difensore non trova i tempi giusti tutto solo per colpire di testa e di indirizzare il pallone in porta. Al 36esimo c'è ancora Ceccacci sul pallone, prima a protestare per un presunto fallo di mano avversario nei pressi dell'area di rigore e poi a far partire un tiro a giro che sfiora soltanto il palo più lontano. A livello di occasioni la gara si chiude praticamente qui. La Vastese conquista un posto playoff che mesi fa sarebbe stato forse utopia e festeggia in campo e negli spogliatoi, mentre il futuro del Nereto dopo la retrocessione sarà tutto da chiarire. Non riesce invece a qualificarsi per il playoff il Pineto che cade in casa contro la San Benedettese e chiude la stagione al 6° posto in classifica. Roberta Risante. Al termine di 95 minuti combattuti a festeggiare è la San Benedettese che supera di misura 2-1 il Pineto grazie alla doppietta dell'ex Cardella e agguanta la quarta piazza playoff proprio a discapito dei biancazzurri a cui non basta l'iniziale rete di Mininkleri. Solito 3-5-2 per Amaulo che deve rinunciare agli squalificati Mesisca e Del Mastro. Le novità sono Rodriguez in difesa e Rea a centrocampo. Sant'Alfonsi sceglie invece il 4-3-1-2, non c'è lo squalificato Anzulli, il tecnico rosso-blu recupera Lulli che rientra oggi dall'infortunio. Dopo una fase di studio al 18esimo, prima conclusione nello specchio della porta per il Pineto che prova con Barlafante dal limite, ma Knoflach blocca senza patemi. Insiste la formazione di casa al 20esimo, cross di Mininkleri dalla destra per Barlafante che gira di testa spedendo al lato. Ma sulla ripartenza al 21esimo, occasionissima per Cardella che prima cicca il pallone sull'invito di Lisi, poi sbaglia un rigore in movimento spedendo alto. Passano 2 minuti. 32esimo, azione rapida della Samb, si chiude il triangolo tra Fall e Buono, il diagonale ad incrociare e la risposta di Mercorelli a dire no.
Gol mangiato, gol subito. Sulla ripartenza il Pineto sblocca il risultato. Barlafante se ne va sulla sinistra e serve la corrente Mininclerici che piazza la gran botta di collo pieno sotto l'incrocio. Gran gol del numero 10 che porta in vantaggio i suoi. Ma il Pineto non ha neppure il tempo di gioire perché la gara si accende e sull'azione successiva Lisi serve all'altezza del primo palo Cardella che questa volta non sbaglia e segna il gol dell'ex per poi andare ad esultare sotto la postazione dei tifosi rossoblù. E al 40esimo la Samb sfiora anche il raddoppio con Fall che servito da Buono chiama Mercorelli agli straordinari. Al 44esimo brutta tegola per il Pineto che perde Mininclerici per un colpo alla caviglia, al suo posto entra Caprioli. E proprio da una punizione del neo entrato al 46esimo l'ultima emozione del primo tempo chiama lo schema il centrocampista Lob liftato a scavalcare la difesa, Romano con la punta del piede non riesce a superare Knoflach, impresa alta. Termina così la prima frazione sul parziale di 1-1. Avvio di secondo tempo arrembante per la Samb che al quinto conquista un calcio di rigore. Pica se ne va sulla sinistra, entra in area e viene messo giù da Pepe. Il direttore di gara indica il dischetto e dagli 11 metri Cardella non perdona, fa doppietta angolando quanto basta per mettere fuori dai giochi Mercorelli che intuisce ma non ci arriva e ribalta la contesa festeggiando con i 500 tifosi ospiti al seguito della squadra. Cerca la reazione quindi il Pineto al quarto d'ora ma Romano servito da Cascione non riesce a trovare lo specchio della porta per l'opposizione di Knoflach. Prova quindi a inserire forze fresche a Maolo che fa esordire il classe 2005 Piccioni al posto di Galeano e di Giacomo Perrea. E proprio il neo entrato di Giacomo al 23esimo serve Romano al limite dell'area, la gran botta dell'attaccante e la gran risposta dell'estremo rossoblù che alza sulla traversa e sventa il possibile pareggio biancazzurro. Quindi Alfonsi regala la standing ovation a Cardella che esce tra gli applausi proprio sotto il settore dei propri tifosi per far posto a Ferri Marini. Ancora occasionissima per il Pineto però al 27esimo con Cascione che dalla sinistra serve il classe 2005 Piccioni che di testa spedisce di poco fuori. Azione insistita quindi dei biancazzurri al 33esimo, Della Quercia riceve palla sulla destra, il diagonale insidioso che esce di un soffio con Barlafante che in spaccata non ci arriva di un niente. In pieno recupero al 47esimo Cascione dalla destra ancora per la testa di Romano che sfiora il gol con la sfera che esce di pochissimo e Piccioni appostato sul palo che non ci arriva. E l'ultimo sussulto al Pineto non basta il forcing del secondo tempo per riprendere la partita. Al triplice fischio la festa è tutta dei 500 tifosi rossoblù. Ai playoff va la San Benedettese, il Pineto manca di un punto, l'aggancio agli spareggi e chiude il campionato al sesto posto. Termina qui questa edizione del TG6, l'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.